Prego, siamo qui al Parlamento Europeo, con me ci sono gli amici del Comitato per la Difesa e Tutela di Val Rosandra. Sono venuti a consegnare alla Commissione Petizioni una petizione che riguarda lo scempio che è stato effettuato a marzo dello scorso anno di questo torrente bellissimo, che praticamente grazie a alcuni assessorati e alla protezione civile è stato di fatto disboscato, rovinando uno dei siti Natura 2000 più belli del Friuli Venezia Giulia. Quindi oggi sono qui a testimoniare, portando la voce di migliaia di cittadini presso la Commissione del Parlamento, affinché serva da monito perché non accadono più questi obbrobri, questi scempi di questa nostra importantissima natura. Detto perfettamente, perché la nostra natura è unica e dobbiamo preservarla, quindi lo sviluppo deve seguire assolutamente una tutela coesistente tra natura, ambiente, uomo e chiunque voglia vivere e fare quest'attimo che è la nostra vita. Di conseguenza, se noi riusciamo a fare tutto questo in concerto con quelle che sono le persone come Maria Zanoni, che ci crede in quello che fa, sono sicuro che questi gesti potrebbero anche scomparire del tutto e non dovremmo più ritornare a Bruxelles per portare 10.000 firme a protesta, ma prevenire e cercare di continuare educando i ragazzini già nella tutela di quello che è l'ambiente. Questo è quello che noi capiamo formalmente. Il Comitato per la Difesa della Val Rosandra è nato il 1° aprile proprio sul ponte della Val Rosandra. Ha scelto come presidente per acclamazione il professor Poldini, emerito professore dell'Università di Trieste, e insieme a lui hanno aderito numerosi professori e luminari che tutti insieme hanno condannato lo scempio che è stato compiuto ed ha raccolto quasi 10.000 firme che portiamo al Parlamento Europeo a sostegno di questa denuncia da parte di scienziati di fama autorevole di ciò che è stato compiuto. Thank you.